commentiamo un pareggio, un 1-1 rimasto in bilico fino alla fine, dove entrambe le squadre proprio nei minuti finali potevano vincerla questa partita. Una prestazione, possiamo dirlo, luce e ombre. Sì, luce e ombre, perché se noi partiamo dal punto di vista della squadra dell'anno scorso ce la dobbiamo dimenticare. Noi, tu hai visto, ho dovuto fare dei cambi con dei ragazzini 2002 che l'anno scorso facevano l'Under 18 allievi. Con i giovani bisogna avere pazienza. Certamente il risultato penso che sia giusto. Abbiamo preso il gol dell'1-1, non parlo della palla gol sprecata all'inizio da Puccinelli solo davanti al portiere, incredibile, è più facile segnare che sbagliare. Lì può essere che la partita prenda un altro corso, però poi c'è andato sullo 0-0, loro hanno avuto un predominio territoriale. Noi avevamo qualcuno in mezzo al campo con, senza l'assenza di Leo, di Brancati, ma avevamo soprattutto qualcuno in condizioni non buone. Sullo 0-0 siamo riusciti a fare gol con la Ciavalla sull'1-0, lì la squadra, abbiamo perso troppo nei nostri punti di forza, abbiamo perso troppo duelli, soprattutto sulle loro palle lunghe a saltare centrocampo ad andare a trovare la testa di Covelli oppure di Pellizzi oppure del ragazzo argentino che è entrato vuoto, che è molto bravo. Lì noi sul gioco aereo è un punto di forza, però penso che ancora abbiamo una condizione non tanto accettabile, soprattutto sul piano atletico e quindi delle scelte di gioco. E sull'1-1, siamo andati sull'1-1, poi ce la siamo giocata, abbiamo fatto qualche cambio, Serraga è uscito per crampi, è entrato Scaramozzino per far giocare, creare profondità in avanti e dare forza fisica all'attacco, spostando a destra Ciaval, e proprio su un pallone della Ciaval ha detto a Pasquale Gatto vai a segnare, lì ha preso la misura, ha preso le distanze, non so che cosa ha fatto, però l'ha tirata addosso al portiere. Il calcio non si smentisce mai, gol mancato per poco, è stato bravo sul gol alla fine, sull'ultima palla, su quel taglio di vuota a parare Francesco Stelettano, lì è stato bravissimo, ha salvato il risultato. Però se tu 2 minuti prima vai sul 2-1 la partita finisce così. Non sempre si possono condurre le partite dal primo al 90esimo. È un pareggio che ci sta tutto, però è chiaro che noi qualche difficoltà ce l'abbiamo, lo sappiamo, tant'è che siamo corsi al ripari. Dovrebbe arrivare un centrocampista, però il problema nostro è che se te ti capitano 1, 2, 3 palle gol, come è capitato domenica scorsa a Trebisacci, e tu non li fai, poi pur giocando male, pur non giocando bene, pur dando merito all'avversario, perché dimentichiamo che questa è una grandissima squadra l'Isola, se tu non fai gol è chiaro che riesci sempre fino all'ultimo. Fermo restando, voglio dire che il risultato più giusto è il pareggio per le azioni avute, però noi abbiamo presentato 2 volte solo davanti al portiere avversario, loro 2 volte, una volta hanno fatto gol e una volta è stato bravo il nostro portiere. Se tu fai gol le dinamiche della partita possono prendere un altro score, però dai, e il risultato va bene, non perdiamo, andiamo sull'1-1, ci godiamo questi 2 punti. È un campionato, lo sapevamo, che è difficile, ma non solo per noi, per tutti, quindi è chiaro che a questo punto bisogna giocare di partita in partita, anche perché dai risultati che mi dicono ancora non c'è la squadra che sta ammazzando il campionato, tutti hanno pareggiato tranne qualcuna, per cui dai, ci siamo. Mercoledì si va in Coppa a San Luca, ci saranno alcuni indisponibili come ad esempio Brancati, bisogna vedere le condizioni di secondi quali saranno. Certo, la Coppa in questo momento con qualcuno non in condizioni perfette non è proprio... No, guarda, te lo posso anticipare senza paura di essere smentito, a questo punto io sono orientato sul campionato, perché domenica devo andare a Locri. Siamo contati come over, abbiamo 2 infortunati che non recupereranno nemmeno per Locri, Leo Secondo e Brancati, figurati se li posso recuperare per il San Luca. San Luca adotterò un ampio turnover dove vorrò vedere tutti questi ragazzini che abbiamo dove vanno, anche se io già li conosco bene e so com'è la situazione, quindi voglio vedere come sono in una partita ufficiale i ragazzini, perché l'obiettivo è quello di tirarci fuori il più presto possibile dal campionato. Ci sono state molte ombre, però vedo tante luci, perché la squadra non vuole perdere, la squadra trova sempre delle risorse importanti anche quando non gioca male. Oggi abbiamo creato il gol e 2 palle gol nite davanti al portiere, ti ripeto che era più facile sbagliare che segnare, quindi però va bene così, dai, io vedo il bicchiere mezzo pieno, quindi
Andiamo avanti, ci prepariamo adesso per giocare questa partita a San Luca, ti dico, con, attuando un ampio turnover, perché qualcuno ha bisogno di recuperare e qualcuno ha bisogno di agguantare una migliore condizione fisica. La mister, una partita che è rimasta in bilico fino alla fine, tutte e due le squadre la volevano vincere, ci hanno provato e all'ultimo tutte e due hanno avuto delle grosse opportunità per portare a casa bottino pieno. Come giudica lei questo pareggio? Dal suo punto di vista è un risultato giusto? Alla fine parla il risultato, che è maturato un 1-1, i gol sbagliati purtroppo non vanno nel tabellino né dell'arbitro né dell'allenatore o meno. Quindi accetto l'1-1, anche se a mio avviso abbiamo forse creato qualcosina in più, soprattutto il secondo tempo. E c'era la possibilità anche di passare prima in vantaggio, poi su una palla inattiva, la solita palla inattiva qua a Bocale, dico, perché l'anno scorso ne abbiamo subite tre, e però purtroppo non ci è rimasta impressa la partita scorsa. Quindi, però tutto sommato è stata una bella partita, una partita aperta. E penso che chi l'ha vista si sia divertito. Ecco, nel secondo tempo ha indovinato la sostituzione giusta, il ragazzo che è entrato ha fatto in certo senso la differenza, ha dato un peso maggiore anche all'attacco e si è reso pericoloso fino alla fine, appunto con l'opportunità che quasi vi consegnava i tre punti. È entrato molto bene, devo dire la verità, e sono contentissimo di questo, perché ha mantenuto la concentrazione pur partendo dalla panchina. E abbiamo cambiato modulo durante la partita perché abbiamo dato un po' più di sostegno a Covelli lì in avanti, e con le due ali comunque che sono rimaste in posizione, Letto e Pellizzi, e avevamo una freccia in più al nostro arco. Questo sì, è entrato bene, ha fatto gol subito dopo un paio di minuti, ha avuto altre tre occasioni limpidissime, e lì è stato bravo sia il portiere in un intervento proprio sul finire del tempo, e in altre circostanze è mancato un pochettino di lucidità, però accettiamo il punto e ci prepariamo per la prossima. La squadra quest'anno è sempre un po' la solita isola Capo Rizzuto, con tanta gente di categoria, esperta, ma anche giovani interessanti, li abbiamo visti anche oggi all'opera. Quali possono essere gli obiettivi della stagione, visto anche che ci sono tante squadre che si sono rafforzate e puntano a vincere? Sì, allora quest'anno si sta parlando tantissimo di questo campionato, secondo me, come ha detto anche di tutti, è un campionato livellato verso l'alto, quindi a mio avviso sarà un campionato che non si vincerà con 70 punti o meno, sarà un campionato equilibrato fino alla fine e saranno tutte partite da giocare. Abbiamo visto anche oggi, abbiamo avuto la riprova, e per questo credo che sia un buon punto da mettere in carniera, anche perché, se non mi sbaglio, dai risultati che ho visto, a punteggio pieno mi sa che non c'è nessuno ancora, vero? Va bene, mister. Grazie. Grazie a voi. Commentiamo un 1-1, una partita sostanzialmente equilibrata che è rimasta in bilico fino alla fine, con un'opportunità per parte che poteva indirizzare i tre punti. C'è più rimpianto per l'opportunità sfuggita o comunque anche un sospiro di sollievo, visto che Stillitano ha compiuto una grande parata e ha evitato la sconfitta? Credo che i primi 25 minuti in campo c'è stata solo una squadra, che era il Bocale, perché abbiamo fatto 25 minuti di grande calcio. Dopo 25 minuti che abbiamo sbagliato il gol con Adriano Puccinelli, non so perché ci siamo un po' abbassati e abbiamo rischiato qualcosina. Tutto poi nel secondo tempo, subito dopo 3-4 minuti abbiamo fatto gol, e abbiamo fatto la stessa cosa, secondo me, che abbiamo fatto nel primo tempo. Ci siamo messi di nuovo dietro e abbiamo subito da un rinvio dal fondo, dal portiere, perché loro sapevano fare solo questo. Rinviavano dal portiere su Covelli, Covelli era pronto a spizzicare o per uno o per l'altro. Tranne questo che hanno fatto, io non ho visto nient'altro. Alla fine sì, Stillitano ha fatto una gran parata, cioè credo che alla fine il pareggio sia giusto. Pareggio giusto, per te questo è stato il secondo pareggio con fascia da capitano al braccio che hai ereditato la settimana scorsa dopo l'infortunio di Secondi, una prestazione autoritaria quest'oggi nel cuore del centrocampo insieme a Pietro Candido, questa volta però il gol non è arrivato, però la soddisfazione c'è stata la settimana scorsa. Sì, la settimana scorsa ho fatto il mio primo gol con la maglia del Bocale. Credo che sia l'inizio, cioè, di una nuova stagione che possa essere proprio, cioè,
positiva per me, sia per me sia per la squadra. Oggi sì, cioè sia io e i miei compagni a centrocampo, che c'era pure il ragazzino Vono che ha disputato un'ottima partita, credo che abbiamo fatto bene, però dobbiamo migliorare su tutti gli aspetti, sia noi a centrocampo che tutta la squadra. Cerchiamo di rifarci la prossima partita, che giochiamo a Locri in un campo molto difficile e andiamo a fare punteggio pieno. Cioè, pensiamo anche a mercoledì, che abbiamo una partita importante di Coppa Italia contro il San Luca, che l'anno scorso ci ha fatto fuori nella semifinale.